Adrenaline24H è l'unica piattaforma integrata di comunicazione e marketing dedicata al mondo del motorismo storico. Ufficio stampa, comunicazione, web e multimedia, promozione per club, gare ed eventi, piani media e consulenze strategiche, studiati sia per chi vive questo affascinante mondo, sia per chi vuole entrare a farne parte. Adrenaline24H è ideatore e produttore di Gentleman Driver, l'unico programma TV dedicato esclusivamente al motorismo storico. Un format televisivo di successo in onda su Automoto TV, canale 228 Sky Sport tematico sui motori, sul digitale terrestre, in streaming, su web e social media. Scrivi o chiamaci senza impegno. Ci trovi su adrenaline24h.com. La Coppa Franco Mazzotti, organizzata dal club della Mille Miglia Franco Mazzotti, giunta all'undicesima edizione, si è svolta il 19 e 20 ottobre tra Brescia, la Franciacorta ed il Lago di Garda. La manifestazione, terza per numero di iscritti nel calendario italiano, ideata per celebrare la memoria dell'indiscusso leader dei fondatori della Mille Miglia, Franco Mazzotti, è cresciuta anno dopo anno, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di auto storiche e professionisti del pressostato, sia italiani che stranieri, i quali apprezzano il lato agonistico ma anche quello turistico, visti gli splendidi luoghi e città che la competizione attraversa. L'edizione 2019 è stata particolarmente emozionante poiché ha coinciso con i festeggiamenti del 70° compleanno del Club Mille Miglia Franco Mazzotti, fondato a Brescia nel novembre del 1949. Max, 11ª edizione della Coppa Mazzotti, sempre in crescita, circa 180 gli equipaggi al via, però oggi abbiamo un po' di pioggia, il che non va bene. Senti, abbiamo fatto di tutto per prenotare tutto nel migliore dei modi, ristoranti, alberghi, vedete che l'ospitalità sarà super all'altezza. Io ieri sera scherzando ho detto, ma abbiamo prenotato 2 giorni di sole? E Mazzotti ha detto, non c'è problema. No, direi che siamo comunque soddisfatti, abbiamo battuto il nostro record, che è quello dei partecipanti, e quindi un record direi di tutto rispetto. Ci siamo resi conto, ma questo tu lo sai che è successo già l'anno scorso, che ormai siamo la terza manifestazione in Italia. Io, se penso alla prima Coppa Mazzotti in cui eravamo in questo cortile, a pensare che da raduno di pochi amici si poteva farla diventare una gara vera, mi sembra che sia passato un secolo. Di fatto sono passati solamente 11 anni, ma ci siamo, insomma. Devo dire che siamo il terzo evento in Italia e dopo Mille Miglia e Tazze Nuvolari, che come tu sai sono secondo me inarrivabili, direi che è un bel traguardo. Senti, quest'anno dall'altro qualche emozione in più, 70 anni del Club Mille Miglia e si festeggia in questa edizione. 70 anni del Club Franco Mazzotti, stiamo mettendo in cantiere un eventino più mondano che non automobilistico, anche per celebrare quello che di fatto è uno dei club più antichi e più titolati, non d'Italia ma del mondo. Un club che era nato prima di tutto per ricordare Franco Mazzotti, che è stato non soltanto uno dei fondatori della Mille Miglia, ma che è stato un personaggio per Brescia e per i bresciani importante, grande banchiere, grande aviatore, grande pilota, grande amatore, devo dire, per cui, ma soprattutto per avere in un unico ambito, in un unico consesso, tutti i piloti che amano la Mille Miglia, che amano questo tipo di entourage, questo tipo di ambiente. Per cui festeggeremo presto. 2019 sono esattamente 70 anni e credo che dopo la Coppa Mazzotti cominceremo a attivarci per preparare l'evento. Siete a bordo di una delle vetture più datate. Sì, è un'auto del 1928 e quindi ha 91 anni e quindi è fatta di strada, però teniamo da conto e vogliamo portarla, se riusciamo, anche al termine di questa gara, che è una gara abbastanza lunga, che si divide in 2 tappe. La prima tappa parte da Brescia e arriva a Sirmione, dove si alloggia, e poi da Sirmione si riparte per arrivare all'aeroporto di Ghedi, dove rifare delle prove anche sulla pista aeroportuale. Quindi è una cosa abbastanza impegnativa, una macchina con una grande velocità, è un'auto che arriva al massimo in 90-95 all'ora quando è ben lanciata. È una vettura che ha partecipato in origine alla Mille Miglia, è stata seconda di classe e apparteneva alla scuderia francese, questo è il motivo del colore azzurro
per cui la macchina aveva corso con un pilota francese per conto di una scuderia francese. Che sensazioni ti dà guidarla in questo tipo di eventi? È fantastica, sono macchine bellissime da guidare, soprattutto anche in montagna, sono macchine molto leggere, maneggevoli, potenti, quindi sono, salvo pioggia, piacevoli da guidare. Fabio, nuvoloni qui alla partenza della Coppa Mazzotti, ma macchina rigorosamente aperta. Beh, io spero sempre di trovare almeno non l'acqua, quindi si prova a correre sempre la macchina aperta, perché una macchina così va guidata come in origine è aperta. Questa è una macchina che dà moltissime soddisfazioni perché è molto leggera, non ha tantissimi cavalli, però per questo genere di gare di regolarità, dove si ha bisogno di un motore non troppo spinto, è una macchina ideale proprio per fare questo genere di gare. Certo, quando poi cominciano a essere un po' difficili, un po' dove bisogna un po' correre, non è di certo una macchina che può stare al passo di motori come gli Alfa, però ci dà le nostre soddisfazioni. Arriviamo sempre dove dobbiamo arrivare, almeno ci siamo sempre arrivati finora. Paolo, venerdì giornata di verifiche, cominciamo subito a dare i numeri. 11ª edizione della Coppa Franco Mazzotti e 70° anniversario del Club Mille Miglia Franco Mazzotti. E 167 iscritti, che significa 2 in più dello scorso anno, cosa che ci fa piacere, anche se l'incremento è modesto, ma in un anno in cui nessuna gara ha avuto un maggior numero di iscritti, anzi c'è un po' di recessione in giro, devo dire che questo mantenere il nostro trend è un segno molto positivo per il club e vuol dire che la Coppa Mazzotti piace. Noi manteniamo alcuni punti fissi, che ovviamente la partenza a Brescia e finché sarà possibile l'arrivo a Ghedi nell'aerobase militare. La politica dell'aviazione militare in questo momento è di apertura e quindi da qualche anno, complice anche il fatto che Franco Mazzotti, a cui noi dedichiamo la gara, oltre che fondatore della Mille Miglia, era pilota di aeronautica, morì alla cloche del suo aereo nel 1942 abbattuto dai caccia inglesi sul canale di Sicilia, e quindi abbiamo questo forte legame. Senti, per gli amici che non hanno avuto mai occasione di essere via della Coppa Mazzotti e magari stanno pensando devi mettere nel calendario 2020. Dal punto di vista regolaristico, che tipo di evento è? Ma sai, noi innanzitutto, a differenza di altri, cerchiamo di dare molto spazio alla parte turistica, abbinandola a tante prove, nel senso che è una gara che può piacere sia ai regolaristi sia a chi va in giro senza orologio. Noi cerchiamo di raggruppare le prove in modo che chi le vuole fare si diverta e devo dire io cerco di farle abbastanza cattive. Fuori da queste prove, nei punti più belli non ho messo nessuna prova, perché uno deve godersi il panorama, mentre invece le prove le trovi in zone magari meno appariscenti dal punto di vista estetico. Abbiamo tante prove di media perché abbiamo tanti stranieri, però abbiamo deciso di estrapolarle dalla classifica, quindi per la classifica della Coppa Mazzotti le prove di media non fanno classifica, scusate la ripetizione, avranno una loro classifica singola e particolare, e qui spero che la vinca uno straniero, anzi forse so anche chi, nel senso che abbiamo un paio di equipaggi che arrivano dal Belgio, per esempio De Cremé, che ha vinto 2 volte il Monte Carlo, che forse è più bravo dei nostri a fare le gare di media. Federica, giornata dura oggi, ma abbiamo conquistato Sirmione. Assolutamente dura, sì. L'acqua, l'olio sulla strada, però siamo arrivati a Sirmione, per fortuna. Ieri è stata una giornata abbastanza impegnativa perché il tempo non ci ha assolutamente aiutato. Noi ci siamo divertiti comunque perché il tracciato è molto bello, divertente, le prove belle, impegnative, tecniche, quindi con varie tipologie d'asfalto, quindi abbiamo avuto la pioggia, poi dopo lo sterrato, quindi no, molto divertente, molto bello. E oggi col sole speriamo sia un'altra cosa. La Lancia Aprilia è una macchina particolarmente amata dai regolaristi. Confermi le sue doti, come si è comportata ieri? Per me la Lancia Aprilia è una macchina importantissima per la mia famiglia, perché con questa ci ha corso mio papà, mio zio, hanno fatto 2000 miglia loro, ne ho fatti 2 io, quindi sì, è una macchina che per l'epoca era avanti anni luce rispetto alle altre, eccoci, e quindi è molto bella e interessante come auto. Thank you.
Michel, buongiorno. Ieri giornata impegnativa, tante prove, tanta pioggia, oggi sarà probabilmente un po' meglio. Eh sì, primo il mio italiano non è fantastico. Adesso il tempo sarà molto molto meglio e soprattutto per le persone che hanno una macchina aperta. Noi abbiamo la coupé, non ci sono tanti problemi, ma se avete una macchina aperta fa un mondo di differenza, sì. Come ve la siete cavata ieri con pre-sosta e prove di media? Eh sì, le prove di media sono andate abbastanza bene perché è un po' la nostra specialità che noi facciamo Portogallo, Monte Carlo eccetera. Le prove italiane abbiamo molte cose ancora da imparare e siamo al posto 57, mi sembra. Una prova abbiamo fatto un errore, 300 punti, e sino di là abbiamo tutto ancora da imparare e non so se sarà per questa vita, forse sarà per un'altra vita. Luca, grande sigillo di fine stagione, 11ª edizione della Coppa Mazzotti, è tua. Sì, ci voleva a fine stagione, dopo un anno che per una cosa o l'altra non si riusciva, anche il nuvolare non è andato, abbiamo portato a casa, anche se Turelli ci ha tenuto sotto fino alla fine, perché fino alle ultime prove si giocava su 6-7 penalità. Senti, una gara divisa in due parti, ieri brutto tempo, prove molto tecniche, dall'altro Villa Mazzotti, anche all'interno delle rubriche bresciane, che prove che sembrano semplici ma poi nascondono tanti insidie, e l'inizio col Castello, San Pietrini Bagnati, che non sono vedo tutti i giorni. Ecco, io di ieri mi ricordo il Castello perché al primo tornante abbiamo perso la macchina, non c'è stato verso di andare su, perché era tutto sul pavè. Dopo, stranamente, lì il tempo c'era, quindi qualcuno ha contato il tempo giusto, perché dopo ieri sul bagnato le prove erano un po' tirate, un po' pericolose, ad essere sinceri. Si arrivava sì, ma io arrivavo ai 10 secondi forse, dai 6 ai 10 secondi arrivavo al cartello giallo, quindi erano tutte lanciate praticamente. Oggi era uguale, tutta tirata, per fortuna non è piovuto. Paolo, con un'inaspettata e inattesa giornata di sole si conclude la 11ª Coppa Franco Mazzotti. Sì, in effetti inaspettata, anche se devo dirti che ci speravamo, nel senso che statisticamente due giorni di pioggia no, e quindi dopo la lavata di ieri è andata bene così, siamo stati molto fortunati, anche perché non è che non ha piovuto, era proprio una bella giornata. Una bella giornata che ha coronato un po' i nostri sforzi, perché ieri abbiamo perso molti equipaggi, purtroppo. Come sempre tu sai, in questa specialità 4-5 non si sono presentati il mattino perché hanno guardato fuori dalla finestra, quelli con le macchine aperte se ne sono stati a casa. E poi i fondi viscido, anche perché era secco da un po' di tempo, erano nel frattempo cadute le foglie, la strada era proprio viscida, 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 e qualcuno è andato a picchiare. In più un MG ha fuso e ha perso una bella chiazza d'olio, e quindi i tre che lo seguivano, ahimè, sono andati a sbattere sul guardrail, perché con l'olio non c'è niente da fare. Tolto questi inconvenienti, ti dirò con una punta di orgoglio, neanche una prova annullata, che non è abituale. Noi cerchiamo di curare molto l'aspetto tecnico, non ci sono stati ricorsi, qualche richiesta di verifica tempi come sempre, ma diciamo che quantomeno per le prime 5 posizioni non c'è discussione. Di nuovo ho fatto un po' la differenza coefficiente, perché la classifica senza coefficienti è invertita nei primi due posti rispetto a quella con i coefficienti, di pochissimi punti peraltro. Basta, posso solo dire che sono molto contento anche della qualità delle macchine, credo che non si vedano così spesso, posto che la 1000 miglia è un fuori quota, non è una gara di regolarità, è una cosa del tutto diversa. Vedere così tante belle auto è veramente difficile, equipaggi da 10 paesi diversi, 40 stranieri. Si può sempre migliorare, ma abbiamo raggiunto uno standard che penso sia difficile da mantenere, ci proveremo, ma non è facile.
con Cristiano Luzzago saremo di nuovo a bordo di una Mercedes Cabrio. Accendiamo i motori della versione 220S. Amici appassionati di auto d'epoca, dopo aver preso in esame le Mercedes SL, cioè le sport leggere prodotte negli anni 50 e 60, quindi le Spider due posti di casa Mercedes, oggi prenderemo in esame questo modello cabriolet che completò la gamma delle berline Ponton nella seconda metà degli anni 50. La Mercedes negli anni 50 produceva tre gamme di vetture, i modelli 300 di cilindrata, nelle serie 186, 188 e 189, che erano quelle col passo maggiore da 3,05 m, la gamma delle 180 e 190, quindi le W120 e 121, con un passo da 2,65 m, e la gamma delle 220 6 cilindri, quindi le W180, 105 e 128, col passo da 282. Sulla base di queste gamme furono introdotti le versioni Spider e Cabriolet. La Spider sulla gamma della 180-190 con un passo ridotto rispetto a quello della berlina e la Cabriolet nella gamma delle 220, quindi col passo ridotto da 282 a 270 cm. Questa serie di modelli segna una pietra miliare nell'evoluzione delle carrozzerie della Mercedes. Infatti questa carrozzeria è quella cosiddetta Ponton, il cui termine deriva anche dal francese da pontone. Indica delle carrozzerie che cominciano ad affacciarsi negli anni 50 e che sono costruite interamente senza avere i parafanghi staccati dal cofano e senza avere i predellini, quindi una carrozzeria di carattere moderno. Questa versione con il passo accorciato fu prodotta non solo nel modello cabriolet ma anche nella coupé, che altro non era che una cabriolet con un hardtop saldato ad integrarla. Il peso di queste vetture aumenta rispetto alle berline, probabilmente perché la struttura della capote le rende più pesanti. Tuttavia la motorizzazione 6 cilindri 2002 di cilindrata consente una potenza sufficiente da spingerle a 160 km/h, sia in questa versione che è il modello carburatori, quindi la 220S, che nella versione 220SE, quindi a iniezione, che aveva 115 cavalli invece dei 100 di questo modello. Le vetture cabriolet erano sicuramente vetture destinate a pochi eletti, infatti il loro prezzo era quasi il doppio rispetto a quelle delle berline e in particolare lo si capisce perché mentre sulle berline sono state prodotte centinaia di migliaia di esemplari, di queste cabriolet ne sono state prodotte soltanto 2178. Esaminando l'interno di questo modello notiamo immediatamente il grande impegno che Mercedes ha profuso per soddisfare i clienti molto esigenti su questo modello che doveva essere assolutamente il top di gamma. Infatti il cruscotto è costituito da un unico pezzo di legno nel quale è ricavata la plancia porta strumenti con un andamento orizzontale molto moderno rispetto ad altre vetture dell'epoca, nel quale vediamo la lancetta del tachimetro scorre da sinistra a destra ad indicare la scala della velocità. Nella parte inferiore dello strumento principale abbiamo altri strumenti minori e abbiamo il termometro dell'acqua, il manometro, il contachilometri totale, il parziale e l'indicatore del carburante con la riserva. Scorrendo sul cruscotto abbiamo un bellissimo orologio e alla base una radio d'epoca che era un accessorio originale, infatti una Becker Mexico. Sono molto particolari i pomoli dell'autoradio che sono assolutamente identici a tutti gli altri comandi che abbiamo sul cruscotto. Sono molto raffinate anche tutte le finiture in cromo filigranato che completano il cassettino portaoggetti e i comandi del riscaldamento. La leva delle marce è al volante nella consuetudine dell'epoca e consente un'ottima agibilità all'interno dell'abitacolo. Anche le finiture dei pannelli porte e posteriori sono molto curate e in linea con i prodotti di altissima gamma Mercedes. Questo modello era fornito sia nella versione due posti sia nella versione 2+2 come questo. L'interno della vettura è completamente rivestito in pelle naturale in tutti i dettagli.
sedili, pannelli porte, alette parasole, cruscotto, quindi con una grande cura di tutti i dettagli. Questo modello è la versione 4 posti. Infatti posteriormente abbiamo un divanetto in pelle che alloggia comodamente due persone. Viceversa, nella versione due posti c'è un ribaltabile che consente un vano aggiuntivo per i bagagli. Nella tradizione del comfort delle vetture Mercedes, il grande bagagliaio, nonostante si trattasse di una vettura sportiva e non di una berlina, consentiva una grande capacità di carico. A cofano aperto vediamo un bel motore 6 cilindri in linea che caratterizza tutte le versioni 220 SE e S. Questa in particolar modo, abbiamo detto, è la S, cioè il modello a carburatori con 100 cavalli. È un motore che ha delle buone prestazioni e che, come abbiamo già detto, porta la vettura a 160 km/h. Tutta la parte meccanica anteriore è supportata da un sottotelaio sul quale sono installate le sospensioni anteriori con gli ammortizzatori e i gruppi frenanti e sul quale poggia tutto il gruppo propulsore della vettura con la trasmissione, quindi il cambio. Il retrotreno è costituito da un ponte incernierato nella zona del differenziale e che è derivato da quelle che inizialmente erano utilizzati sulle vetture da competizione. Presso la prestigiosa cornice della chiesa di San Carlo di Modena è stata organizzata la mostra intitolata Modern Art, gli scultori del movimento, allestita dallo storico dell'arte Philippe Daverio e realizzata con il contributo di ASI. Questa mostra sarà un viaggio meraviglioso alla scoperta di veri geni, protagonisti di una terra e di un'epoca che celebrava la bellezza e la creatività al punto di fare di una carrozzeria una vera e propria opera d'arte. Oggetti che rappresenteranno 8 superstar made in Modena, come il prototipo della Ferrari GTO del 1961, le GTO 1962 e 1964, la 500 Mondial, la 250 GT Nembo Spider, la Maserati 151-3 e la Cobra Daytona. La storia dei maestri carrozzieri modenesi è una delle più affascinanti del motorismo italiano e forse anche una delle meno conosciute. Erano degli artigiani che, grazie al loro ingegno e alla passione per il proprio lavoro, hanno creato capolavori ormai entrati nei libri di storia dell'automobilismo italiano. Basti pensare che le 5 auto più quotate al mondo sono tutte opera loro. Il progetto Modern Art è nato con delle persone che conosceva, dei maestri carrozzieri che hanno sempre lavorato in questo settore e che hanno voluto lasciare un segno nella storia, e per questo motivo che hanno realizzato con gli stessi strumenti, con gli stessi modi di lavorare, hanno realizzato quello che hanno fatto già nei 20, 30, 40 anni fa. È certamente una soddisfazione, sperando che piaccia come piace a me. Ha ancora un sogno nel cassetto? No, di continuare, quello di continuare a fare queste cose. Scaglietti c'era, e tutti i giorni c'era un aneddoto da raccontare, perché era una persona che non si sa com'era, io non riesco a spiegarlo com'era, però con lui era sempre festa. Tutti i venerdì sera mangiavamo là tutti assieme, tutti i venerdì. Erano cose che uno non se le dimentica, perché un personaggio a me poi mi voleva un bene, che non lo so, si era un po' innamorato di me forse.
Scaglietti non è che lavorasse, lui aveva l'occhio nei lavori. Se lui diceva lì vuole, non vuole così, e aveva ragione, però non è che lui venisse lì a prenderlo via l'errore, però lui lo vedeva, è importante, perché uno che lavori può scappare qualche cosa, lui passava, lì bisogna cambiarlo, allora via, si cambiava, però ma non è che lo dicesse con della cattiveria, lo diceva in buona maniera, proprio come amici, via. Guardate che cosa bizzarra. I greci facevano l'arte e non avevano una parola per definirla. Parlavano o di poesis o di tecne, cioè che non era la tecnica, che era l'intelligenza, il sapere come si facevano le cose. L'arte viene inventata come concetto nel Medioevo perché si lega ad un concetto romano, ma soprattutto prende forma allora, perché l'arte è ciò che si fa con gli arti ed è quella curiosa origine che fa sì che l'arte occidentale sia così importante. L'arte è la roba delle mani e questo oggetto dietro a me è fatto con le mani, con una piccola incudine di legno e con un martello, senza macchinari complessi, ma con un progetto teorico preesistente fantastico, a tal punto che ho detto a uno di loro: voi siete dei veri neoplatonici, prendete un'idea e la trasformate in una cosa concreta. Professore, lei ha visto nascere questo progetto dentro un capannone nelle fasi iniziali, adesso che la vede qua in questa splendida location, cosa prova? C'è sempre una sorta di prova del 9 sulla qualità artistica. Uno vede un'opera d'arte, un dipinto fatto da un pittore nel suo studio, non capisce se è una roba importante o non importante, o magari lo capisce anche, ma mai fino in fondo. Lo porta fuori dallo studio, gli mette la cornice, lo appende a un muro e lo illumina e comincia a rendersi conto di quanto vale. Se non avviene questo passaggio fra la bottega e l'esibizione, anzi l'esposizione, è molto difficile capire di che cosa si tratta. Ora, noi siamo stati abituati a vedere l'automobile che esce dall'officina, va per strada e poi la rivediamo al cinema, poi la rivediamo in televisione, ma non è la stessa cosa che vederla astratta dalla sua genesi e portata in un luogo assolutamente aulico come questa chiesa. Qui dentro assume il suo valore artistico. Brescia, la città della mille miglia, nasconde tesori a quattro ruote. Da 40 anni Cristiano Luzzago è il custode di queste meraviglie. Il rombo del motore, l'odore della benzina, il profumo della pelle, forme sinuose da accarezzare. La mia passione si accende, voglio essere protagonista di tante avventure. Uscirò da questa porta guidando un bolide rombante, come nei miei sogni più belli. Cristiano Luzzago vi aspetta a Brescia per scrivere insieme una nuova storia di passioni. Un appuntamento importante con ASI a Milano Auto Classica, che si terrà dal 22 al 24 novembre prossimi. Il presidente Alberto Scuro e tutto il consiglio direttivo di ASI incontreranno gli appassionati che vorranno intervenire per un dibattito aperto, un confronto importante e assolutamente innovativo nello scenario dell'associazionismo. Finalmente gli appassionati saranno protagonisti del presente, non più solo spettatori, ma attori primari negli scenari futuri del motorismo storico. Alberto, appuntamento importantissimo a Milano Auto Classica, l'evento di fine anno per ASI. Evento importantissimo, la presenza di ASI sarà dedicata quest'anno al centenario di Zagato, quindi questo magnifico marchio italiano, sarà presente anche Andrea Zagato, che riceverà un premio da noi per un ricordo di tutta l'attività, e saranno dedicate varie presentazioni alla storia di questa magnifica carrozzeria. Altra cosa importantissima, le finali dei trofei ASI e le premiazioni ad essi connessi, ma anche le premiazioni di tutti
tutti i club che durante l'anno si sono distinti nel fare manifestazioni veramente importanti. Consegneremo le manovelle d'oro, ma anche le pedivelle d'oro, i cingoli d'oro, cioè tutte le manifestazioni che dedichiamo ai vari settori. Una cosa anche che voglio sottolineare è che verrà presentato il corso che ASI fa insieme a CAPAC di Milano per i restauratori di veicoli d'epoca, quindi una collaborazione da questo punto di vista in cui i ragazzi che partecipano al corso saranno presenti e lavoreranno proprio nel nostro stand. Appuntamento clou, sempre durante Milano Auto Classica, per cui un incontro, una tu per tu che sia il presidente sia il consiglio avrà con tutti gli appassionati che vorranno essere presenti. Questa è una cosa a cui teniamo molto, perché la nuova governance di ASI è una governance che è basata sul dialogo con tutti. Abbiamo iniziato a incontrare tutti i club federati sui territori, nelle varie regioni d'Italia. Questo dialogo deve aprirsi anche apertamente nel confrontarci con gli appassionati, e quindi abbiamo deciso che a Milano era opportuno organizzare un incontro che tra l'altro si chiamerà La tutela del motorismo storico, due punti, la parola agli appassionati, che ci permetterà di confrontarci direttamente con loro su quelle che sono le principali tematiche che attualmente riguardano il motorismo storico, a partire chiaramente dalla tutela della circolazione, che è attualmente importantissima, e tutto il resto che si deve ed è necessario fare per continuare a coltivare al meglio questa nostra passione. Allora, vogliamo fare un invito a questo punto a tutti gli appassionati a essere presenti allo stand ASI. Correggimi se sbaglio, l'appuntamento è fissato per l'incontro sabato nel pomeriggio. Vi aspettiamo sabato pomeriggio alle 15, mi raccomando, numerosissimi, sono sicuro che il nostro stand sarà gremito. L'ASI c'è, ma ha bisogno di voi, della vostra passione e delle vostre proposte.